C'è una frase che vorrei mettere in evidenza. Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori. Vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Nella prima parte, il Signore è con me. Questo è l'atto di fede. Il Signore non mi abbandona. Il Signore mi sostiene, contiene un atto di fede, non ho bisogno di cercarlo, ce l'ho già al mio lato. Ma la seconda parte mi riguarda come etica, come comportamento, come responsabilità e dice sfiderò i miei nemici. Attenzione però, non andiamo a cercare nemici all'esterno, cerchiamo i nemici che abbiamo dentro di noi. I nemici che hanno trovato casa nel nostro cuore e nella nostra mente. Ecco, camminando, accompagnando le reliquie di Padre Pio, che ha vissuto questo versetto in modo strepitoso, che ha sentito con forza il Signore con sé, fino a essere simile a Lui attraverso le stigmate, domandiamoci e preghiamo il Signore passo per passo, ogni passo che faremo verso giù, che il Signore combatta e sfida i nemici che portiamo dentro. Chiediamogli di combattere, di abolire, di anestetizzare in noi orgoglio e ipocrisia, perché tutti, incominciando da me, un po' ne abbiamo. Meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione.